al centro Partenopeo, 21esimo anno, ancora una volta tanto entusiasmo, tanto lavoro in questa stagione. Soddisfatta? Soddisfattissima, ma soprattutto per il contesto, perché siamo al Voga, siamo sul mare, è una giornata meravigliosa e siamo pieni pieni di bambini bravissimi che hanno voglia di ballare, ballare, ballare. Bambini che vanno dai 5 agli 8 anni e dai 10 ai 14. Qui ci sono tante istruttrici, c'è tanto lavoro dietro questi ragazzi, ma soprattutto c'è la voglia poi di stare insieme. Tantissima voglia di stare insieme, infatti il segreto del nostro club non è solo la professionalità, ma anche la voglia di stare insieme, di organizzare feste, di organizzare corsi all'aperto, siamo andati anche per strada a fare i corsi. Ed è bello, ma anche per noi grandi, nel senso che è anche un luogo di ritrovo dove le persone amano incontrarsi, fare palestra, prendere il sole, perché la cosa bellissima di questo club è anche dopo una lezione esasperatissima farsi un bagno di sole. Ricordiamo agli amici telespettatori che cos'è questo club partenopeo, che è anche un momento di riflessione fisica, mi pare di capire, dall'altra parte. Assolutamente sì, infatti li vedrai tutti tirati, tutti scolpiti, tutti stupendi. Ma lo sai qual è la cosa bella di questa palestra? Che non è che si viene a fare la sparata di posa, sai, in tante palestre uno va e si mette la tutina carina, qui veramente si viene per fare lezione e per stare insieme. Quindi vedi la signora senza trucco che viene vestita così, ma per il solo gusto e il puro gusto di fare un fisico bestiale. In bocca al lupo allora a questi ragazzi. Speriamo. Al centro partenopeo. Speriamo. Inizierà un bello spettacolo? Speriamo di sì, ci auguriamo di sì. Ecco, ci sono tante anche signore che vengono qui per stare insieme. Qual è il motivo per venire al centro partenopeo? Vabbè, il motivo l'ha detto anche Anna Maria, è comunque un centro dove si fa soprattutto sport, si cura il fisico senza tante pretese, non si viene, come si dice, a spararsi le pose, ma si viene semplicemente a curare il fisico. Iniziano già da piccoli con i corsi dei bambini, con la formazione, già così piccolini gli fa fare tutto quello che facciamo noi adulti, dal jumping allo stretching, qualsiasi attività che facciamo noi adulti, già loro iniziano da piccoli, gli inizia a instradarli su questa via, diciamo. Qual è il corso preferito dai grandi? Corso preferito da grandi, per quanto riguarda le donne, diciamo, adesso è molto in voga il Pilates, che comunque qua viene fatto in maniera molto approfondita e in maniera ottimo, un ottimo livello, anche fisicamente si porta a un buon livello. Poi logicamente c'è la sala attrezzi per quanto riguarda gli uomini, poi c'è lo step jumping e una nuova attività che è stata introdotta ultimamente è l'hula hoop. La mattina viene fatta soprattutto ed è nuovissimo e sempre più per quanto riguarda la cura del corpo delle donne soprattutto. I bambini cosa piace ai bambini? Bambini è una sorta di ginnastica dance, anche ginnastica artistica, perché viene insegnato anche a fare le ruote, le verticali, il cavallo, è un po' promiscua come tipologia di ginnastica. Inizia dall'aerobica, poi gli fa fare anche a loro il jumping, cura un po' tutte le parti del corpo e anche gli addominali, quelli tosti che facciamo noi adulti, glieli fa fare anche a loro piccolini. E allora questi ragazzi sono stati curati gli anni scorsi in questi stage che poi fanno divertire i genitori, grandi, piccoli. Certo, e sono delle bambine bravissime, perché diciamo che l'impegno è stato abbastanza duro e lungo e sono veramente molto brave. Mo vedrete che cosa sono riusciti a fare durante l'arco dell'anno. In cosa consiste la loro esibizione? Sono varie, perché e vedrete varie bimbe di varie fasce d'età, quindi tra piroette, tra ginnastica artistica, c'è un po' di tutto e vi divertirete moltissimo nel guardarle. È un bellissimo posto, poi comunque c'ho la bambina che viene qui a fare danza, quindi, e poi mi trovo benissimo perché le persone che lavorano qui sono eccezionali. Ecco, i bambini rispondono su queste attività sportive, diciamo ludiche? Sì, molto, perché innanzitutto è importantissimo anche l'approccio con le altre persone, quindi è importante che una bambina abbia anche una vita dopo scolastica, quindi un approccio allo sport che aiuta a crescere. Quindi. Ecco, lei è una manager e sicuramente non ha tanto tempo a disposizione, però come si può trovare poi il tempo libero per venire anche a curare il corpo?
Infatti io sono molto impegnata, però è importante anche tagliarsi questo spazio, perché fa bene anche alla mente, quindi è importantissimo pensare un po' al proprio corpo e quindi ad altro. Lei forse pratica il Pilates? No, io faccio corpo libero con Raimondo. Ecco, quali sono le difficoltà di questo corpo libero? No, nessuna, perché l'istruttore è bravissimo. A me piace moltissimo, quindi poi c'è un ottimo, anche un bel gruppo, quindi nessuna difficoltà. Mi ha detto una manager, ma di che cosa si occupa? Un villaggio turistico. Dove? Verso Pozzuoli, sulla Domiziana. Frequentato? Frequentato da napoletani, molti napoletani, e diciamo che teniamo duro, perché oggi è dura fare questo lavoro in questo posto, e fare anche questa attività. Comunque si ha a che fare con tanta gente, quindi non è facile, però è un bellissimo lavoro e mi impegno moltissimo. Too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you.
dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... oh, il gioco viene! Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Foto di zucchero, la pila va giù, la pila va giù, pila va giù. Basta un poco di zucchero, la pila va giù, tutto brillerà di più. E il tettino solino fa un po' di sotto, ma lo dà che compito scappar di qua e di là. Ma nonostante il suo gaffano c'è sta mai di cinquetà, lui sa che allora più lieve sono va giù, basta un poco di zucchero e la pila va giù, tutto brillerà di più. Con i dubbi e le maragiate,
mandarini e il bicchiere. Mi basta appena dirla che mi invitano per il tè. Ah! Se sali fragilisti che si ranicondo, anche se ci pensa che abbia un po' da fare in fondo, se non dici forti avrai successo per di mondo. Super sali fragilisti che si ranicondo. Anche a mi verso, danza, rai, espiristi, fragicali, rebus, ma sei un po' esagerato, non c'è dubbio. Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare, ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene alla tua vita può cambiare. Per esempio, sì? L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa. Qui lassù vorrei volare. Via, beh, niente pazzie, per favore. Ma dico il odore del frapinio, tutto azzurro è il cielo. Oh, come bello passeggiare con Mary, Mary ti sarà allegrare. Sei cambiata a fascia? Anche quando è un giorno dei più neri, Mary il sole passa. Andiamo. È tanto bello passeggiarle accanto, che non puoi fare a meno di cantare. Se Mary accanto a te ti senti un re, il cuore ti batte in petto e fa ben ben. Sei proprio svitato. Come bello passeggiar con Mary, un suo sorriso il sole fa spuntare. Oh, come bello passeggiare con me. Anche quando è un giorno dei più neri, muore il fuoco fa spuntare. Fare a meno di cogliere. Se Mary accanto a te ti senti un re, il cuore ti batte in petto e sta bene. Come bello passeggiar con Mary, un suo sorriso il sole fa spuntare. Qualsiasi cosa per te, Mary Poppins. Sei la nostra cliente preferita. L'hai detto. Io so che Brigida e Silvia sono tanto attraenti. Prima ed Elena sono seducenti. Flavia è graziosa. Vicky una stella. Giana, Susanna, Angela. Bella, Cinzia Magliarda, Lidia Cisci, Stefania è un fiore. Priscilla Schick. Veronica. Monica Lillie. Loro sono brave e carine, ma niente di più. Doris, Emilia e Giorgina lo so. Sono simpatiche, arrate però, ma niente da fare. Non puoi provarti. Mary Poppins sono super brave. Thank you.
Abrazo.
sei sfago e puoi fabbricare il tuo paio di ali per poi volare. Ma zio padron, col tuo bell'aquilone, oh, 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 che gran gioia andare là sulla terra e il mar, e con la vita. Dove tu vuoi tu, Carolina, puoi salire tu, io sono l'Aquilone. Isla bella! Ti un po' trasportare, ti farà con lui di volare. Brava. Puoi danzare nella brezza e sentirti lassù. Spazio padrone, col tuo bell'aquilone. Down the lane,
with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the we'll be right back.
You gotta change it up, and if the day's not right, just brush it off.
doors down, dust yourself off, shake it up, shake it up. DJ set it up, take it up a notch. Tutti voi che